Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone su TV6, la nostra domenica calcistica che questa settimana insomma si è fatta in tre perché siamo stati in onda domenica scorsa, poi mercoledì per il turno infrasettimanale, torniamo oggi perché la Serie D è tornata sul terreno di gioco, insieme alla Serie D anche la Serie C con la vittoria del Teramo 2-1 al Bonolis contro il Ravenna. In questo momento si sta giocando la Serie A, andremo avanti fino alle ore 21 e vi mostreremo tutti i servizi, come di consueto, delle formazioni abruzzesi. Ringrazio già tutta la nostra squadra che ha lavorato alacremente. Tra poco andremo in redazione dove Andrea Costantini è appena tornato da Monte San Giusto, però fatemi prima salutare gli ospiti. Li ringrazio ovviamente, è un piacere averlo nei nostri studi perché oltre ad essere un ottimo allenatore, insomma... varrà anche qualcosa la compaesanità. Paolo Racchini, ciao Paolo. Ciao, buonasera, grazie. Allenatore del Francavilla, oggi 4-0 contro il tuo ex compagno di squadra. Sì, sì, ottimo risultato contro una squadra molto organizzata. Quindi sì, un risultato importante, sono contento. Allora parleremo con te ovviamente di Francavilla e non solo. Apriremo questa pagina con Teramo Ravenna. E allora buona serata ad Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera. Appena tornata dallo stadio Bonolis, ci racconterai com'è andata nel servizio, nelle interviste. Tre vittorie che mancavano dalla stagione 2014-2015, primavera 2015 per l'esattezza. Che fu poi la primavera che portò niente meno che la vittoria, esatto, del campionato. Esatto. Una buona serata, lo ritrovo con piacere, Luca Di Pasquale. Ciao Luca. Buonasera a voi e grazie. E allora vediamo subito i numeri della giornata partendo con la Serie A. Si sta giocando a San Siro, il Milan in vantaggio 3-2 contro la Sampdoria. I risultati: Atalanta-Parma 3-0 giocata ieri, così come la Juventus che ieri pomeriggio al Castellani ha battuto l'Empoli 2-1, 1-1 in serata da Torino e Fiorentina. Nel lunch match di questa mattina Sassuolo-Bologna 2-2, Cagliari-Chievo 2-1, queste le partite del pomeriggio, Genoa-Udinese 2-2, Spal-Frosinone 0-2, Milan-Sampdoria come detto si sta giocando 3-2, in Lega Pro come vedete in alto a destra proprio in questo momento è stato il pareggio del Vicenza contro la Virtus Vecomp Verona. Saltiamo la classifica in Serie A perché ovviamente ci interessa relativamente, andiamo in Serie B perché tra poco inizia il posticipo della nona giornata di campionato, quello tra Crotone e Salernitana dell'Ezio Scida nella giornata in cui riposa il Carpi e nella giornata in cui il Pescara capolista ieri purtroppo incappa nella prima sconfitta interna contro il Cittadella per 1-0. Vi ricordo, ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento martedì sera alle ore 20:30 con diretta stadio ovviamente Paolo Renzetti da Cosenza e Andrea Costantini in studio con i suoi ospiti per diretta stadio per seguire Cosenza Pescara tutto rigorosamente in diretta. Serie C adesso, girone B, perché ci sono due partite che si stanno giocando. Ovviamente Ternana San Benedettese è stata rinviata perché la Ternana insieme a tutte le altre squadre che hanno fatto ricorso ovviamente hanno ottenuto il rinvio della propria giornata di campionato. Ternana San Benedettese peraltro rinviata, data da destinarsi, non c'è neanche la data. Fano Monza 0-2, Ferrar Pisano Gubbio 2-1, Pordenone Fermana, risultato se vogliamo clamoroso 0-1, Renate Triestina 1-3, Rimini sul Tirol 0-0, Teramo Ravenna 2-1, si sta giocando Gianna Erminio Albino Leffe ancora 0-0, Vicenza Virtus Vecom Verona 2-2, anche questa si sta giocando, e invece finale al Benelli tra Vispesaro e Imolese terminata 1-1. Qui sì che vediamo la classifica. Dopo 9 giornate di campionato comanda il Pordenone 18 punti, ma la Fermana adesso è a meno 1, 17, 15 la Triestina, 14 Ferral Pisano, Vicenza, Imolese, Sud Tirol e Monza. Il Teramo passa dalla parte sinistra per la prima volta in stagione, 13 punti, 12 punti per Ravenna e Vispesaro, 10 per la Giana, 9 per la Ternana che però vedete ha tante 3 partite in meno, 8 punti per Rimini e Gubbio, 7 per Fano San Benedettese e Virtus Vecom Verona, 5 punti per Renate Albino Leffe. Tutte le squadre che vedete contrassegnate da asterischi hanno partite in meno, contate gli asterischi e vi renderete conto di quante partite in meno hanno. Serie D adesso, girone F. Vediamo anche qui, nona giornata di campionato, Campobasso Pineto 0-3, tripletta di Fortunato, Forlì Agnonese 1-2, Francavilla Sammaurese 4-0, Isernia Vastese 1-0, Jesina Cesena 0-2, Matelica Notaresco 3-2, Recanatese Giulianova 1-0, San Giustese Avezzano 1-1, Sant'Arcangelo Castelfidardo 0-0, Savignanese Monte Giorgio 2-1. La classifica
Comanda il Matelica a quota 24 punti, segue a meno 2 il Cesena 22, 19 punti per la San Giustese, 18 per il Notaresco, 17 per il Francavilla, 15 per Savignanese e Sant'Arcangelo, 14 per la Recanatese, 11 per San Maurese e Isernia, 10 punti per una coppia tutta abruzzese, Pineto e Giulianova, 9 punti per il Forlì, 8 punti per il Monte Giorgio, 7 punti per Vastese e Campobasso, 6 punti per Agnonese e Jesina, 4 punti per il Castelfidardo. Fidardo chiude la classifica, l'Avezzano a 3 punti e vedete anche le relative penalizzazioni, 2 punti per il Campobasso, 3 punti per l'Avezzano. Prima di partire con Terra Buona Ravenna, fatemi salutare, si sta microfonando proprio in questo istante, una buona serata ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti voi. Sì, una buona serata di ritorno da Monte San Giusto, ci arriveremo tra poco, però sì. Intanto andiamoci a vedere, partiamo con la Serie C, partiamo fortissimo. Il Teramo batte il Ravenna, 2-1, il servizio è firmato per noi, Dania Cantagalli, vediamo. La sensazione di vincere 3 gare consecutive mancava in casa Teramo da più di 3 anni. Alla terza panchina dei Maurizi invece i biancorossi centrano il tris dopo Fano e Monza, battendo anche il Ravenna 2-1. Il tecnico non sorprende nelle scelte iniziali, confermando l'ormai consueto 11 titolare. Non sorprende neanche l'ex Teramo Foschi dall'altra parte, con Bresciani preferito a Barzaghi sulla fascia sinistra. E Piacentini al 22esimo a raccogliere un cross di Fiordaliso, non trovando però la porta. Intorno alla mezz'ora il Ravenna si desta ed aumenta i giri del motore. Galuppini scambia con Nocciolini che prova a beffare Lewandowski in uscita, ma il lob è fuori misura. Al 28esimo Nocciolini si gira di prima intenzione e fa partire una conclusione che non termina molto lontano dalla porta. 2 minuti più tardi è ancora Ravenna, con Selleri che fa partire un diagonale mandato in angolo dall'estremo biancorosso. Nel momento migliore degli ospiti, Bacio Terracino decide di mettere a sedere prima Gidai e poi Boccaccini, lasciando per De Grazia, che a sua volta sul secondo palo invita di fatto Spigli semplicemente a spingere il pallone in rete. Ad inizio ripresa Foschi manda subito in campo Magrassi e Siani e sarà proprio quest'ultimo a rendersi subito pericoloso al quarto, raccogliendo un cross di Eleuteri. All'11esimo ancora Siani servito da Magrassi, ma Lewandowski allontana in qualche modo. Il Teramo corre un brutto pericolo quando Nocciolini si ritrova da solo in area piccola, non trovando però l'impatto con la sfera a 2 passi dalla porta. L'azione prosegue e Bacio Terracino si invola verso Venturi, ma ormai stremato non riesce nemmeno a tirare. Maurizi decide così che è tempo di cambiare qualcosa, mandando in campo Proietti per Ranieri e Zecca per lo stesso Bacio Terracino. È Raffini però il cambio che fa male al Teramo, perché entrato da neanche un minuto trova il gol del pari. Il diavolo versione Maurizi reagisce e torna subito in avanti. Barbuti centra il palo su azione portata avanti da Zecca, ma il direttore di gara ravvisa un fallo di Venturi sull'attaccante del Sassuolo. E calcio di rigore che Barbuti trasforma riportando il Teramo avanti. I biancorossi non rischieranno poi granché, con Zecca che si divora in ripartenza il terzo gol, facendo esultare Maurizi prima del tempo e vedendo di fatto l'allenatore allontanato dal campo proprio per questo motivo. L'ultimo pericolo passa dalle parti di Leli e dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma il capitano romagnolo non ha un impatto felice con la sfera. Finisce con il Teramo la terza gioia in 270 minuti e che si prepara mercoledì a ricevere la San Benedettese al Bonolis nel match di Coppa Italia. Sicuramente la classifica oggi dice che abbiamo 3 punti in più e possiamo guardare al futuro con determinazione, cattiveria agonistica, rabbia per poterla migliorare ancora ulteriormente. Il Ravenna non concede poco a tutti perché è una squadra molto, molto difensiva, molto organizzata. Dal punto di vista difensivo è una squadra che concede veramente, veramente poco, lottano su tutti i palloni, non permettono di fare un pressing perché calciano molto la palla con gioco diretto, quindi non permettono a nessuno di recuperare palla nella loro tre quarti campo. Noi siamo stati pericolosi su qualche giocata e poi siamo stati pericolosi anche con molto molto coraggio su un calcio d'angolo loro. Siamo rimasti su in 3, loro hanno portato 7 in area e noi siamo rimasti in 3 lo stesso, non siamo andati a marcarli e questa è una cosa che mi eccita. Abbiamo questa chiara e coerente, perché poi è dimostrata con i fatti, volontà di non mollare.
dimenticare mai di cercare la vittoria sempre, di cercarla attraverso le nostre caratteristiche, quindi io voglio vedere questo tipo di calciatori che credono in se stessi e così è. Nel momento di meno sofferenza abbiamo preso l'uno pari su un'azione poco chiara, nel senso una palla buttata lì, e quindi, però nel momento di, ecco, che forse soffriamo meno e stavamo cominciando a sfruttare qualche spazio a disposizione con più continuità. Però ecco, ormai la partita è finita, ce la siamo goduta e pensiamo a lavorare e andiamo avanti con la testa giusta, senza creare aspettative. Come ho detto prima ai colleghi, le aspettative, leopardiano pensiero, mi dispiace, perché, però creano illusioni e spesso queste illusioni generano delusioni. Abbiamo fatto una buona prestazione, però condita da troppi errori che ci sono costati il risultato. Quindi dobbiamo meditare un po' su quello che abbiamo sbagliato, perché secondo me noi ci aspettavamo una partita così, però potevamo farla meglio, ecco, questo è il senso. Con questo devo dire che non posso rimproverare in nulla i ragazzi, perché comunque hanno dato tutto quello che dovevano, però dobbiamo ragionare sugli errori che abbiamo fatto. Come si fa? Sono stati bravi loro un po' e dei polli noi, perché comunque eravamo sistemati, eravamo piazzati, quando avevamo appena fatto gol. Mi viene da pensare che stavamo ancora festeggiando e non ci siamo resi conto che era una situazione pericolosa, perché su un calcio, sul lancio lungo, appena la palla al centro, un lancio lungo, farsi beccare alle spalle sicuramente è un episodio dove non siamo stati così attenti come avremmo dovuto. Aia, che partita è stata al Bonolis? Ce l'hai raccontata? Entriamo un pochino più nelle pieghe, perché è chiaro che stiamo parlando di 10 punti nelle ultime 4 partite. Il pareggio di Ravenna, il pareggio di Rimini, che è l'ultima di Zichella, poi 3 vittorie consecutive con Agenor e Maurizi. Ma paradossalmente oggi, pur creando meno, il Teramo è riuscito a fare di più, ovviamente sotto porta, perché alla fine, al termine del primo tempo, erano 1.5 le occasioni, una ovviamente quella di Spighi, che lo stesso centrocampista è riuscito a mettere alle spalle di Venturi. E nel secondo tempo ci sono state 2-3 occasioni, e una di queste è stata l'azione che ha portato di fatto al calcio di rigore di Barbuti. Quindi un Teramo un po' più cinico, magari, che ha creato meno rispetto al recente passato, però che è riuscito a concretizzare un po' di più. E mi sento anche di dire che magari gli effetti del cambio di Maurizi sì, sono evidenti dal punto di vista psicologico, anche se lì poi c'è anche da considerare la cura vittorie, che di certo per quanto concerne l'aspetto mentale fa, e anche tanto, in una squadra che prima dell'arrivo di Maurizi non era riuscita praticamente a vincere. Però c'è stata in alcuni frangenti, soprattutto quando si è portata in avanti, una squadra che ha avuto secondo me la miglior circolazione della palla, e soprattutto quando è stato in vantaggio ha sofferto meno rispetto alle ultime gare. Vuoi perché magari il Ravenna non è riuscito a costruire davvero una pressione degna di nota, vuoi perché magari il Teramo ha imparato un po' di più, grazie a Maurizi, grazie alle vittorie, a essere un po' più forte dal punto di vista mentale e non solo, per cercare di sopportare la pressione degli avversari quando gli stessi devono cercare di recuperare una partita. Quindi comunque è una situazione in controtendenza rispetto al passato, chiaramente va portata avanti nel prossimo futuro, perché è chiaro che con la terza vittoria oggi si apre secondo me un nuovo capitolo. Poi che questo capitolo possa portare una salvezza tranquilla o meno, ovviamente bisognerà vedere nel corso delle prossime partite, però è un punto di svolta, ovviamente un punto di conferma per quello che è stato fatto contro il Fano e a Monza. Va portato avanti, perché è un momento positivo che il Teramo deve provare ad allungare per avere ancora di più consapevolezza e fiducia, e provare per l'appunto a proseguire su questo capitolo nuovo, che sembra completamente diverso non solo all'inizio di campionato, ma anche rispetto alle ultime due stagioni, insomma. Certo. Anche perché, Paolo, è anche complicato spiegare come una squadra che
per 6 giornate e non vince mai, cambia allenatore e ne vince 3 su 3. Cioè l'allenatore sì, può dare entusiasmo, però poi chiaro, probabilmente questa squadra qualche valore lo aveva anche prima, era un po' bloccata. Sicuramente, ma il Teramo è una buona squadra anche all'inizio, come hai detto tu, poi il cambio tecnico ha dato sicuramente più entusiasmo e poi se ci metti anche i risultati è normale che poi si guarda avanti con ottimismo e fiducia. Adesso i risultati sono ottimi e quindi il Teramo penso che possa cambiare anche modo di ragionare sul discorso futuro, perché comunque come hai detto tu è passato dall'altra parte della classifica, c'è entusiasmo, ci sono i risultati e quindi si può ben sperare per il futuro. Certo, anche perché Luca a questo punto, se prima il compito del neo allenatore era risollevare la squadra, a questo punto bisogna quasi farli tenere i piedi per terra, perché lo ricordiamo, il Pordenone ha 18 punti a parità di partite con il Teramo ha 5 punti in meno della capolista, cioè, cose veramente incredibili se torniamo indietro di 10 giorni. Ma come giustamente ha detto il mister intervista, meglio non deludere, perché a volte le illusioni possono portare a delusioni, quindi prendiamo per buono ciò che si sta facendo ora, più risultati vengono, poi è normale che a gennaio con il mercato aperto si possono fare tante valutazioni, perché la prima sale direttamente e poi credo fino all'ottava e alla nona stanno in discussione per quanto riguarda i playoff. L'anno scorso è successo al Cosenza, era l'ultima formazione nella graduatoria dei playoff e ha vinto il, diciamo che poi un altro mini torneo, perché 10 partite sicuramente, però ecco, una piazza che Teramo ha fatto sempre campionati discreti e Lega Pro ormai è abbastanza consolidata, penso che possa fare bene, però ecco, giustamente manteniamo, perché come ci si deprime quando i risultati non arrivano, poi... con Zichella 5 partite 3 punti come se fossero tutti in depressione. È giusto anche che l'entusiasmo portato dal mister con i risultati si lavora meglio e si vede con un futuro più roseo la prospettiva. Aia, ci hanno scritto anche oggi pomeriggio, devo dire la verità, sul fatto chi va in panchina con la Fermana, perché oggi lo ricordiamo cosa è successo. È stato allontanato prima di Amicis il secondo e poi Maurizi dopo quel gol che sembrava fatto di zecca, praticamente l'allenatore era già in procinto di esultare, il direttore di gara lo ha notato forse su segnalazione del primo assistente, quindi è stato allontanato. Però è detto che non ci sia l'allenatore. Non è detto, perché come ha chiarito pure il tecnico a fine gara è stato allontanato per eccesso di esultanza, il che mi fa pensare che alla fine se la possa cavare anche solo con una semplice ammonizione dal giudice sportivo. Chi rischia un po' di più è De Amicis, perché era stato allontanato già nella partita contro il Fano, quindi non c'era a Monza, quindi magari essendo tra virgolette recidivo. Ma che problema c'è? È andato già in panchina l'allenatore. Ecco, mi hai rubato la battuta di questo pomeriggio, caro Andrea. Ah sì, non l'ho sentita. E allora che problema c'è? Vitale. C'è l'allenatore Massimo, quindi. Ok. Pensavo tu ti riferisci a Campitelli. Campitelli, sì. No, io invece questo pomeriggio ho detto magari va Vitale a Fermo, visto che ieri Maurizio aveva detto che mi dà sempre degli ottimi consigli in panchina facendo l'occhio. No, è andato a Rimini in panchina, è stata la gara spartiacque perché poi il Teramo ha sempre vinto. Certo. Prima della gara si era avvicinato a Campitelli alla panchina, infatti pensavamo che si riaccomodasse lì. Invece no. Come arriva invece no, poi si è posizionato in tribuna, credo nello stesso posto ormai da tre partite a questa parte. Da partita contro il Fano. E tu l'hai intercettato alla fine della gara? Lo ascoltiamo, il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Basterà poco. Stiamo andando bene, ma dobbiamo ancora continuare perché non abbiamo fatto niente, dobbiamo tirarci prima possibile fuori. Beh, 9 punti in 3 partite non sono niente. Non sono niente, però tu sai che fino a 3 domeniche fa soffrivamo. Adesso le cose vanno meglio, gustiamoci questo periodo. Sicuramente l'allenatore ci ha messo del suo e se questi risultati venivano prima sicuramente l'altro stava ancora con noi, purtroppo siamo contenti, inutile negarlo, 3 vittorie erano da anni che non ne facevamo più, oggi dopo 3 vittorie si respira
un'altra aria, e quindi continuiamo così, dobbiamo pensare già da questa sera a Fermo, e poi partita dopo partita dobbiamo cercare di arrivare quanto prima alla salvezza. Presidente, cambiano gli obiettivi se si rimane con l'obiettivo salvezza o adesso si guarda qualcosa in più? Assolutamente, come prima si guardava per fare i punti per salvarci, oggi ci dobbiamo salvare e penso che partita dopo partita cercheremo di fare il massimo dei punti. Era la primavera del 2015, l'ultima volta che il Teramo ha vinto 3 gare consecutive, sono passati un po' di anni, come ha detto lei, che sensazione si prova? Beh, è una sensazione bella perché innanzitutto, a prescindere che non segnano le punte, siamo squadra, perché si vede da che crea anche poche occasioni però poi fai gol. E questo sono segnali importanti, segnali che la squadra c'è, che sanno quello che vogliono fare ed è strategico. Poi segna il centrocampista, segna la punta, segna il difensore, per noi non cambia niente. L'interessante è vincere, perché conta solo il vincere, altro non conta. Non conta altro, Ania, e non conterà, immagino, altro anche nella prossima partita, che evoca ricordi non proprio piacevoli al Teramo. Lo stadio Recchioni di Fermo. No, assolutamente no, non so, pensando alla prossima partita, quella di mercoledì prossimo. Ah sì, perché lo ricordiamo, c'è sì, la Coppa Italia. C'è la Coppa Italia contro la San Benedettese, mercoledì sera alle 20:30 al Bonolis e poi subito dopo appunto l'impegno a Fermo. Però mi aspettavo, è un Campitelli con i piedi per terra. Sì. Quindi è già una notizia in controtendenza rispetto al Campitelli che conosciamo. Però credo che siano stati pensieri esatti, perché come il Teramo magari si è buttato giù inizio campionato, deve evitare in questo momento, secondo me, di esaltarsi troppo dopo tre vittorie consecutive, che ovviamente portano punti preziosi in ottica salvezza, ma che non devono far pensare troppo in alto, perché magari può iniziare a girare un po' la testa. Tanto clamoroso a Gorgonzola, vantaggio dell'ultima della classe, l'Albino Leffe contro la Giana. Grazie Ania per essere stata con noi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per la pubblicità, a rientro tutte le partite di Serie D delle formazioni abruzzesi, non cambiate canale. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, partiamo con la Serie D e partiamo da Francavilla, perché abbiamo il tecnico Paolo Rachini qui in studio. Sei curioso di rivederti la partita di oggi? Sì, molto, anche perché non ho rivisto le immagini, quindi sì, sono curioso di rivederla. Te la facciamo vedere subito. Francavilla batte Sammorese 4-0. Il servizio è fermato per noi da Roberta Di Sante. Due gol per tempo e il Francavilla cala il poker contro la Sammaurese 4-0 e tutti a casa, nonostante l'assenza pesante di Ezequiel Banegas, fermato dal giudice sportivo per 2 gare. La formazione di Paolo Rachini gioca la partita perfetta, Cruz, Palumbo e compagni non fanno rimpiangere l'argentino, anzi l'approccio è al fulmicotone. Dopo appena 2 giri di lancette i giallorossi di casa sbloccano la partita. Cicerello dalla destra fa partire il traversone al bacio per la testa di Cruz, velocissimo a depositare alle spalle dell'estremo sammaurese. I romagnoli accusano il colpo, l'avvio del Francavilla è bruciante e al quinto minuto arriva anche il raddoppio con Palumbo che gira in rete dal limite. Il cross di De Costanzo preso in controtempo, Baldassarri non ci arriva e la sfera si insacca all'altezza del palo sinistro. 1-2 micidiale che lascia tramortita la sammaurese, incapace di reagire fino al minuto 27 quando Louati prova con una sorta di tiro cross a impensierire Spataro. Il Francavilla sembra poter controllare la partita senza troppe apprensioni e al 33esimo si fa nuovamente pericoloso. Punizione di Palumbo, Bosco la rimette in mezzo, la sfera arriva a De Costanzo che però calcia fuori bersaglio. Ultimo sussulto del primo tempo per la Sammaurese al 42esimo con Sumain che da posizione defilata calcia a botta sicura. Spataro è bravo e gli chiude lo specchio sul primo palo. In avvio di ripresa preme la Sammaurese sull'acceleratore nel tentativo di recuperare le sorti del match e si fa pericolosa all'ottavo quando Scarponi da fuori costringe all'intervento Spataro, poi Louati spedisce al lato. Il Francavilla si difende con ordine e quando può riparte, come al 17esimo quando De Costanzo se ne va sulla sinistra e scarica indietro per Palumbo, la conclusione di prima intenzione e la parata di Baldassarri. La replica della Sammaurese al 23esimo quando Enrico lancia su Sumain, provvidenziale su di lui l'anticipo del neoentrato San Severino.
Severino. Sugli sviluppi del corner, Spataro si allunga e devia con la punta delle dita la conclusione sotto misura di Zuppardo, rientrato proprio oggi dal primo minuto. Ma nel momento migliore della San Maurese, ecco che tutto il potenziale offensivo del Francavilla viene fuori. Al 34esimo, bella azione corale, colpo di tacco di Molenda per Mele, Baldassarri respinge, Cruz si avventa sulla sfera e deposita il 3-0. Doppietta per il centravanti in giornata di grazia, che esce un minuto più tardi tra gli applausi e la standing ovation del Valle Anzuca per far posto a Dipinto, che per non essere da meno non perde tempo e due minuti più tardi mette la firma sul poker giallorosso, piazzando il diagonale e chiudendo i giochi. Si aspetta solo il triplice fischio, che arriva dopo quattro minuti di recupero per far partire la festa giallorossa. Vittoria netta e importante per il Francavilla, che fa sempre più del Valle Anzuca il suo vero e proprio fortino. Seconda sconfitta stagionale per la San Maurese, che dopo il 4-0 di Cesena replica oggi in una giornata per i romagnoli da dimenticare. Giornata da dimenticare per la San Maurese, giornata da ricordare, caro mister, per il Francavilla, imbroccata nel migliore dei modi, nonostante nel riscaldamento avevi perso anche Nazari, che si era fatto male a Castelfidardo e che oggi hai perso poco prima della partita. Sì, con Nazari che si è fatto male al riscaldamento, con Cafiero out, quindi diciamo che c'erano un po' di problemini, però io ho sempre parlato di questo collettivo che veramente si mette a disposizione dell'allenatore da tre mesi e quindi questo a me riempie l'orgoglio. Ho buttato nella mischia il 99 Gallo, che ha fatto veramente una partita mostruosa, non ha sbagliato nulla e quindi questo vuol dire che tutti i giocatori sono sul pezzo e quindi poi i risultati arrivano quando hai tutti i giocatori che danno la propria disponibilità. Ha fatto molto bene anche Cicerello, che domenica scorsa non era, mercoledì a Castelfidardo non aveva giocato, quindi ho un gruppo di ragazzi intelligenti che poi nel momento del bisogno vanno dentro e sfoderano delle prestazioni importanti. Bravo, bravo Matteo Gallo, lo ricordiamo, oggi esordio, classe 99, praticamente chiamato in causa in extremis, doveva andare in panchina subito titolare, è andato molto bene, ma questa è la, chiedo a Paolo Rachini allenatore, e queste prestazioni escono nel momento in cui un giocatore, per quanto giovane, è inserito all'interno di un meccanismo già funzionante, altrimenti queste prestazioni non vengono, e penso anche a Spataro per esempio. Ma sicuramente, ma guarda, la cosa positiva è da quando abbiamo iniziato che comunque io sto cercando di coinvolgere tutti gli elementi a disposizione. Ho 27-28 ragazzi che comunque hanno avuto tutti la possibilità di mettersi in mostra e quindi io non mi faccio problemi se da una partita a un'altra cambio 3-4 giocatori, perché poi so che vanno in campo e danno l'anima. E quindi questo a me fa molto piacere, ripeto, oggi veramente è una situazione di difficoltà andare in campo e fare una partita così, così importante, non era facile, quindi molto bene, sono contento e speriamo, ecco, di continuare a fare così, così bene. Anche per il futuro possiamo trovare un piccolissimo neo, un po' troppe espulsioni davanti? Oggi vi ha impedito di avere Banegas per esempio. Ma sì, oggi sì, Banegas diciamo che poi alla fine a Castelfidardo non è che abbia fatto nulla di grave, però comunque l'arbitro lo ha buttato fuori e Ezekiel per noi è un giocatore fondamentale, però ripeto, ce ne sono altri importanti, Cicerello, è entrato l'altro 2000, Bellanca, ci sono tanti giocatori che si mettono a disposizione e quindi questo per l'allenatore poi fare la formazione diventa ancora più facile. Tra poco andremo ad ascoltare anche le parole del presidente Candeloro, però io devo fare, come al solito, i complimenti, come di consueto mi capita, ad Andrea Costantini, che l'aveva imbroccata ad inizio dell'anno. Gli avevano detto: chi sarà l'abruzzese, la squadra abruzzese che andrà più lontano? E aveva detto il Francavilla. Non è ancora classifica la mano la prima delle abruzzesi, perché c'è davanti l'ottimo notaresco, che tra un po', di cui tra un po' vedremo il servizio. Però Andrea,
tutto sembra delinearsi verso la tua previsione. Beh, ma come ti è venuta? È una squadra che è stata costruita bene, per tempo, con raziocinio, con il mantenimento di alcuni giocatori importanti dello scorso anno. Abbiamo più volte parlato dell'asse Banegas-Palumbo, però ad esempio è rimasto anche un giocatore come Mele, sono rimasti degli under come appunto Mele, Di Renzo e quant'altro. Quindi insomma è una squadra che ha mantenuto alcuni degli elementi chiave dello scorso anno e ha aggiunto altri elementi importanti, perché Cruz è un giocatore che in questa categoria i gol li ha sempre fatti, perché Cafiero lo scorso anno, se non è stato il miglior difensore della categoria, poco ci è mancato, quindi è una squadra che ha i suoi punti di forza, che rispetto allo scorso anno ha invertito il trend, perché va forte in casa e attende la svolta in trasferta che è stata sfiorata a Castelfidardo. Io spero che il Francavilla possa restare lì, perché rispetto a Notaresco, che è la grande sorpresa in chiave abruzzese ma in realtà di tutto il girone, è una squadra che, se riesce a mantenere questa posizione, ad avere costanza, poi in primavera può togliersi grandi soddisfazioni. Quindi è importante, essenziale, che vada avanti con questa marcia il Francavilla, che stia a rimorchio, a ridosso delle prime, perché poi si possono fare i conti pure con il Francavilla. Anche perché, chiudo, se a dicembre il Francavilla sta lì, chissà che il presidente Candeloro non possa fare un altro sforzo, magari nel mercato di gennaio, quando si possono prendere giocatori da squadre professionistiche, chissà che non possa arrivare un colpo a effetto che però non deve minare l'equilibrio del gruppo. Quindi Francavilla deve stare lì, perché quella a mio avviso è la sua dimensione, e poi chissà. Intanto poi stanno arrivando i messaggi, poi Luca ti giro la domanda sul Giulianova, ne parleremo tra poco. Però adesso, intanto ti dico, mister, a Pineto ti rimpiangeranno, sei il migliore, si stanno mangiando le mani, in bocca al lupo per il campionato. Un messaggio che ti arriva da Pineto. Grazie mille. Grazie. Io devo fare i complimenti al mister. Sì. Perché da come ha parlato, di come dice pure dei ragazzi e cosa, sembra veramente Angelotti, non perché sono tifoso del Napoli. Però cambiare i giocatori a 5 minuti prima che comincia l'appello dell'arbitro per infortuni e cose, tenerli tutti pronti e cambiare più formazione nell'arco del campionato fino a oggi, veramente un plauso per come sta preparando i ragazzi, per il lavoro fatto col direttore sportivo e tutto. Assolutamente. Quindi penso che hanno veramente fatto una squadra, messi i pezzi al punto giusto, con le giuste motivazioni, l'allenatore emergente nella categoria, con grandi stimoli e una buona esperienza. Grande Francavilla, speriamo almeno nei playoff. Alessandro, ovviamente ce lo auguriamo anche noi, chissà, magari anche qualcosina in più con tutti gli scongiuri di Paolo Aracchini, ovviamente. Ma ascoltiamo il presidente del Francavilla, Gilberto Candeloro, e il tecnico della San Maurese, Mastro Nicola. Ovviamente felice per questo largo successo del Francavilla sulla San Maurese, presidente. Felice ci vuol di più, contento sì, in settimana abbiamo perso qualche punto che toglie qualche grado di felicità, è una squadra importante che ancora deve capire che è forte, ma man mano, intanto siamo l'unica squadra di questo girone a aver vinto tutte in casa, l'anno scorso le vincevamo tutte fuori, quest'anno le vinciamo tutte in casa. Effettivamente il Valle Anzuca è un fortino per il Francavilla, che ha questo andamento un po' altalenante, in casa le vince tutte. Fuori casa c'è qualche difficoltà, come mai, presidente? Beh, sono anche casi. Mercoledì la partita è stata buona e poi prendere un gol al 90esimo. Comunque un po' di testa c'è anche lì. Abbiamo avuto 5-6 chiare occasioni da gol e quelle le devi trasformare. Però dire di essere scontenti sarebbe un'eresia, quindi bene così. Oggi vorrei cancellare almeno i primi 5 minuti. Perché siamo stati ingenui, abbiamo iniziato la partita con 5 minuti di ritardo per quanto riguarda almeno i primi due gol. Poi pian pianino siamo venuti fuori, però è chiaro, poi concedere già due gol così fai fatica, anche se poi la nostra partita l'abbiamo fatta. Però noi abbiamo questi momenti di debacle che sono per noi pesantissimi. Poi è chiaro, quando una squadra come il Francavilla concedi subito due gol, ci abbiamo messo di tutto per cercare quantomeno di accorciare le distanze e poi provare a fare qualcosa. Invece
ma il momento nostro migliore è arrivato, il 3-0, e lì abbiamo spento di nuovo la luce e la partita è finita, insomma. Insomma, una partita un po' senza storia, quella di oggi. Da dove si dovrà ricominciare a lavorare da martedì? Dobbiamo lavorare su quello che siamo noi, una squadra che non può permettersi distrazioni, non può permettersi cali di tensione, non può permettersi regali, perché noi siamo così, nel senso che noi proviamo a giocare contro tutti. Credo che anche oggi, mezz'ora del secondo tempo, abbiamo fatto anche una buona gara, però poi è tutto relativo, se hai questi blackout o queste disattenzioni che sono fatali per noi in questo momento, o comunque nella stessa partita hai delle disattenzioni clamorose e noi non ce la possiamo permettere, quindi bisogna innanzitutto lavorare su questo. E allora, il presidente Candeloro, caro mister, soddisfatto, ma il pareggio di Castelfidardo non deve essergli ancora andato giù, però immagino che abbia fatto arrabbiare un po' anche te, non perché la squadra non si sia espressa bene, perché sembrava oramai... Ma diciamo che a Castelfidardo è stata una partita strana, nel senso che nel primo tempo c'è stato equilibrio. Poi nel secondo tempo, nel momento in cui siamo andati sotto, penso che abbia giocato solo la mia squadra, creando, come ha detto il presidente, 4-5 occasioni importanti. Abbiamo avuto 3 volte la palla per il 3-1. E purtroppo poi succede che nel calcio, se non chiudi le partite, succede che alla fine su una rovesciata, su una deviazione, prendi gol del 2-2. Quindi da quel punto di vista sono arrabbiato anche io, perché, ripeto, era una partita che noi in campo avevamo meritato di vincere. Però, ripeto, il Castelfidardo poi si va a guardare, oggi ha fatto un ottimo punto a Sant'Arcangelo, quindi diciamo che le partite poi sono tutte da giocare. Noi oggi, per fortuna, abbiamo rifatto una partita importante in casa, e quindi questo è un bel segnale della squadra, insomma. Certo, stiamo per andare a vedere. Intanto, quelle che scorrevano erano le immagini proprio di mercoledì scorso del pareggio 2-2 tra Castelfidardo e Francavilla. Caro Luca, stiamo per andarci a vedere la sconfitta beffarda del Notaresco a Matelica, una partita che sembrava segnata. Il Notaresco l'aveva rimessa in piedi, preso gol alla fine. Servizio di Paolo Rezzetti, 3-2. Nulla da fare per un ottimo Notaresco, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto della capolista del girone Matelica, che fa valere il fattore campo vincendo per 3-2 dopo aver subito la rimonta ospite. Davvero buona la prova della formazione del presidente Di Giovanni, punita da qualche errore dei singoli, ma capace di tenere testa alla formazione che sta dominando il campionato insieme al Cesena. Avvio di gara vivace, con al quarto una conclusione dalla distanza di Blando del Notaresco, parata da Avella. Passa qualche secondo e Liguori in area marchigiana tira quasi a botta sicura, trovando la deviazione in angolo di un difensore matelicese. Al sesto arriva però il vantaggio locale, Franchi se ne va sulla destra e crossa a centro area per Mattias Dorato, che quasi sulla linea di porta deve solo appoggiare il pallone in rete per l'1-0 di casa. Doccia gelata per il rossoblù del presidente Salvatore Di Giovanni, che pur avevano avuto un approccio di gara positivo. Sotto di una rete la squadra ospite prova a reagire, trovando però di fronte un Matelica attento e che rischia di raddoppiare poi al 28esimo con Melandri, che in area allarga troppo il compasso mettendo il pallone al lato. Fa tanto possesso palla la formazione di Mirko Cudini, che va però a sbattere contro il muro difensivo bianco rosso, che in un paio di occasioni si salva anche con l'aiuto della fortuna. Alla mezz'ora il capitano del Matelica Losicco, su punizione, chiama Monti alla respinta con i pugni, poi sul proseguimento dell'azione Bittaie va a segnare il gol del raddoppio, annullato però per fuorigioco da Caldera di Como. Il finale di tempo è poi amarissimo per la formazione abruzzese, con il raddoppio dei padroni di casa che arriva al 46esimo grazie ad una sfortunata autorete di Massetti, che spedisce la palla nella sua porta. Nella ripresa al secondo, progressione di Santiago Minella, che poi in area, sbilanciato da un difensore, spedisce il pallone fuori. Spingono gli ospiti con la pioggia, che però non agevola il compito di Moretti e compagni. La squadra di Tiozzo si difende e poi cerca di colpire in contropiede. Al quarto d'ora si rivede il Matelica con Dorato, che di testa in area mette al lato. Al 21esimo ancora marchigiani insidiosi con Losicco, che costringe Monti ad una parata difficoltosa. Sul capovolgimento di fronte il Notaresco trova il gol del meritato 2-1
con Cuccato che atterra in aria Moretti e con Caldera di Como che vede il netto fallo del giocatore marchigiano indicando il dischetto. Dagli 11 metri Minella non sbaglia riaprendo la gara. I rossoblu ora ci credono. Al 24esimo Codini manda in campo Fabiani per la barba. Continua a spingere l'11 ospite alla ricerca del 2-2 che arriva puntuale al 33esimo con Bontà che in scivolata sul secondo palo rimette la gara sui binari del 2-2. Entusiasmo nel settore ospite fra i 50 tifosi giunti da Notaresco e con il tecnico della formazione teramana che dalla panchina invita i suoi ragazzi a mantenere alta la concentrazione. Il finale di gara è vibrante come prevedibile e con Mozzoni in campo nel Notaresco per Minella al 39esimo. Al 42esimo brivido per gli ospiti su punizione di Losicco con Monti che pasticcia mandando il pallone in angolo. Sugli sviluppi del corner mischia in area abruzzese e zampata vincente di Cuccato che fa 3-2. Davvero un peccato per il Notaresco che poi ha a disposizione 5 minuti di recupero per tentare di acciuffare il 3-3 che sembra materializzarsi al 48esimo quando su rovesciata splendida di Moretti Avella compie un vero e proprio miracolo che permette alla sua formazione di portare a casa il successo. Tra poco ascolteremo anche le interviste a Tiozzo e Cudini. Luca, però volevo venire da te per chiederti rapidamente, prima di fermarci per la pubblicità, forse la cosa migliore che si porta a casa il Notaresco da questa partita è la maturità di essere andato sul campo della capolista e aver recuperato 2 gol. Difatti io quest'anno già ho visto un po' di volte il Notaresco, veramente mi ha impressionato e divertente vederla. Passa il tempo vedere le partite del Notaresco, a volte non mi accorgo che sono passati 90 minuti. Gioca proprio una fisarmonica bellissima, proprio, e credo che forse Mirko ha dato questa mentalità affinché dici giochiamocela sempre e ci divertiamo a giocare a pallone. Poi a prescindere dai risultati che possono essere positivi o negativi. Sicuramente il mister me lo può insegnare, il vantaggio di aver vinto le prime 5-6 gare di campionato ti fa lavorare con tranquillità e acquisti anche una certa metodologia di essere più sbarazzini nell'approccio alle partite. Però credo che anche nel giocare a materica così e fare un 99% di risultato è un peccato perdere 5-1 alla fine. Soprattutto mi dispiace per il portiere che una piccola ingenuità adesso come se si sentisse colpevole di tutta questa. Però è un portiere che ho visto più volte. Monti. Bravo, l'anno scorso stava a Fabriano, credo. Quindi è uno che merita e può stare in categoria senza problemi. Penso che Notaresco alla lunga possa mantenersi su questi livelli. Peraltro Francavilla-Notaresco domenica 11 novembre sarà il prossimo impegno interno del Francavilla. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torneremo ancora a parlare della partita di Matelica che ha visto sconfitti il rossoblu di Cudini. A tra poco. Di nuovo insieme con l'Abruzzo del Pallone stiamo parlando di Matelica-Notaresco. Abbiamo visto il servizio, scendiamo negli spogliatoi per sentire le parole di Mirko Cudini e di Luca Tiozzo al microfono di Paolo Renzetti. Cudini, fa rabbia perdere partite così dopo aver recuperato in casa della capolista dal 2-0 e sul 3-2 aver avuto un'occasione con Moretti per pareggiarla di nuovo? Beh, sicuramente sì, alla fine usciamo qua da Matelica con 0 punti, questa è la realtà dei fatti. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo messo in difficoltà una squadra che ha qualità, che ha fisicità, che sa quello che vuole quando va in campo. Il rammarico maggiore è soprattutto essere andati sotto i 2-0 nel primo tempo dove senza nulla togliere l'avversario il Matelica forse aveva creato poco per poter andare sul doppio vantaggio. Su un campo dove aveva perso qualche settimana fa anche il Cesena avete davvero offerto una prova maiuscola, probabilmente da oggi c'è la consapevolezza che in questo campionato il Notaresco potrà dire la sua fino alla fine nelle zone alte della classifica. Questo non lo so, strada facendo vedremo dove possiamo arrivare. La nostra convinzione è quella di poter far bene. Abbiamo incontrato tutte le squadre che abbiamo incontrato fino adesso, abbiamo fatto sempre delle prestazioni discrete, ce la siamo giocate con tutti, però poi la realtà dei fatti è che se non limitiamo al massimo il tasso di errore individuale, spesso e volentieri paghiamo più di quello che dovremmo pagare. Sempre antipatico parlare dei singoli, peccato per quel mezzo errore del portiere sulla punizione di Losicco, una punizione che probabilmente si poteva parare e invece è arrivato il calcio d'angolo, poi la mischia e il gol di Cuccato.
Sì, come ho detto prima, bisogna limitare al massimo, a prescindere bisogna dare anche la giusta, il giusto tempo anche ai giovani, agli under che abbiamo a disposizione di poter, non dico commettere errori, ma di poter fare le proprie esperienze. Speriamo di farne meno possibile, però questo non intacca quella che è stata la prestazione e quello che è la fiducia nei ragazzi. Gli errori si fanno, si commettono, però dobbiamo cercare di commettere il meno possibile, questo sì. Abbiamo rischiato di pareggiarla, ma anche il primo tempo abbiamo dato sul 2-0, cioè abbiamo trovato una squadra forte, ma noi abbiamo risposto con grande carattere. Come dice Allegri, non sempre si gioca un bel calcio, ma con carattere alcune volte si portano a casa grandi risultati, e di questo ho detto anche ai vostri colleghi, io devo veramente complimentare e ringraziare i miei ragazzi, perché oggi è stata chiaramente ma una grande vittoria di carattere di tutta la rosa, di tutti i miei ragazzi. È vero che sul 2-0 bastava avere un po' più attenzione, perché forse la portavamo al termine, poi quel rigore lì sulla nostra ingenuità ha creato un po' di paura, generato un po' di paura, e lì noi sapevamo che Moretti rientra sul destro, non l'abbiamo accompagnato, ma non ha fatto fallo. E sul 2-0 c'è stato un errore sulla sovrapposizione, perché poi Riccio non pressa nella palla e non accompagna neanche l'uomo, perciò l'altro riesce a mettere un cross piuttosto facile. Riccio deve stare più vicino a Bittaie e così sarebbe stato più vicino al cross. Però poi voglio dire, Bugaro, i due neoentrati Bugaro e Cuccato hanno fatto il loro e lo hanno fatto benissimo, insomma, perché poi anche su altri calci da fermo abbiamo creato degli scompiglio e loro sono stati bravi, Cuccato è stato bravo a riscattarsi, questo sì. Le voci da Matelica. Intanto, per rispondere al nostro telespettatore, avete già fatto vedere la Vastese? Ancora no. Luca, Mirko Cudini, tu lo conosci bene, era già un allenatore in campo anche quando giocava. Io mi ricordo quell'anno che facevo il direttore sportivo a fermo dall'Eccellenza per andare in Serie D con Gianluca De Angelis allenatore. Lui era il capitano, rientro a fermo, che lui è fermano, era già un allenatore in mezzo al campo, si vedeva la grande predisposizione a fare allenatore. Poi quando era all'Aquila l'ho incontrato contro la Juniors della San Benedettese, per dire, tra virgolette, la bambini, ci diede una bambola, perdemmo credo sia a due, ma fu bella la partita, sia da parte nostra che da parte loro, ma i ragazzi loro giocavano proprio a memoria. E la stessa cosa l'ho rivista andando a vedere il notaresco, veramente da fare complimenti come mister. Cioè già l'imprinting, sì, un imprinting, sì, ben definito. Assolutamente. E poi quando andò alla San Giustese, la prese terz'ultima in classifica e ci vinse il campionato. Sì, sì. Quindi davvero complimenti a Mirko Cudini, sta facendo un grandissimo campionato. Peccato oggi. Noi avevamo selezionato anche un episodio da Moviola. Ve lo facciamo vedere, il calcio di rigore su Moretti, ma è talmente netto che è l'intervento di Cuccato su Moretti, penso che non ci siano dubbi, vero mister? Assolutamente. Ma soprattutto il difensore non deve fare un rigore, stavo a dirlo prima col mister. Ma sì, sì, non vuoi creare un rigore di quelli quando lui si stava allontanando dall'area. Anche perché non puntasse stava la porta, io posso capirlo. Certo. Però così dai, veramente da frustare. Vabbè. Se ci fosse stato il mister in banchina, Paolo. Ma sì, vabbè. Sono cose che succedono anche in Serie A, quindi sì, in effetti l'attaccante comunque stava andando lateralmente, quindi difficilmente poteva calciare in porta, a quel punto forse l'intervento è stato un po' troppo, si poteva evitare, insomma. Va bene, nelle Marche restiamo, perché il nostro Andrea Costantini ci racconta l'1-1 tra la San Giustese e l'Avezzano. Oggi ce l'ha raccontata, ha detto pareggio sin troppo stretto per l'Avezzano. Siamo curiosi allora. San Giustese-Avezzano 1-1. L'Avezzano ritrova se stesso, gioca una gran gara, specie nella ripresa, ma non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo di una San Giustese che ha mantenuto con fatica e un po' di buona sorte la sua imbattibilità. I marsicani meritavano i tre punti, come riconosciuto dal tecnico di casa Senigalliesi. Mini turnover nella San Giustese rispetto alla gara di mercoledì a Giulianova. L'allenatore rossoblu inserisce Patrizi, Sant'Agata e Argento al posto di Tizi, Sciba e Moracci. Giampaolo recupera e manda in campo Fanti e Besana. Preferisce Conti a Bianciardi e conferma Deramo in mezzo.
mediana. Buon inizio della Vezzano che mostra personalità contro una San Giustese che approccia in maniera timida. Chiodini sventa la rasoiata di Cerone al quarto, poi Besana serve la corrente d'Eramo il cui destro è deviato in corner da un difensore. La San Giustese Sorgnona si ridesta dopo il quarto d'ora e la squadra di Senigalliesi è letale. Al 19° Pezzotti crossa per l'intervento vincente spaccata di Chedira, ma Campagni di Firenze annulla per fuorigioco. Sono le prove generali per il vantaggio perché un minuto dopo la dinamica si ripete. Traversone di Pezzotti, Chedira anticipa tutti, stavolta di testa e batte Fanti. Gol valido in questo caso e San Giustese avanti. Pezzotti una spina nel fianco per un Avezzano impacciato nelle retrovie. Al 28° il suo suggerimento arriva da Argento, il quale mette fuori di un soffio. Alla mezz'ora tenta lui dalla distanza, Fanti sventa in angolo. La fase centrale del tempo è della San Giustese, mentre l'Avezzano riprende in mano la situazione nel finale di frazione, quando è enorme la palagol sciupata da Dos Santos, il quale al 40° vanifica lo slalom e l'assist di Alessandro, palla alle stelle. Nella ripresa il tracciante del solito Pezzotti sarà l'unico segnale della squadra di casa. Di qui in poi dominio dell'Avezzano, 12° corridoio di Cerone per Dos Santos che calcia debolmente. Al 19° tenta di nuovo Conti da fuori area, nulla da fare. Il pari è nell'aria e arriva al 21°, punizione di Cerone, Dos Santos è sulla traiettoria e devia di quel tanto la sfera da spiazzare Chiodini. Ritrova il gol il centravanti brasiliano ed è una liberazione come attesta anche l'esultanza del presidente Gianni Paris. Ma l'Avezzano non si ferma perché vuole i tre punti. Ancora dalla distanza la squadra di Giampaolo, prima con D'Eramo, bravissimo anche in mezzo al campo, poi con Cerone, palo pieno e conto aperto coi legni per il fantasista biancoverde. 34° sprint di Besana che sorprende Sant'Agata, il quale lo ostacola da dietro. L'Avezzano chiede vanamente il calcio di rigore. 37° girata volante di Pellecchia sopra la traversa. Le ultime due opportunità sono sempre per Federico Cerone, ma il secondo gol non arriva. Così l'Avezzano si deve accontentare di un punto e di una ottima prestazione. Per una San Giustese in difficoltà, il punto invece è grasso che cola. Presidente Paris, si sono riviste tracce dell'Avezzano dello scorso anno, squadra che gioca bene, specie nel secondo tempo, è mancata davvero solo la vittoria e il secondo gol. Hai detto tutto, è mancato quello che volevamo perché adesso è diventata una sorta di canzone che si interrompe, dobbiamo veramente arrivare alla fine del disco e sperare che non ci siano più interruzioni. La squadra oggi ha dimostrato di avere carattere, però per me il carattere si traduce in giocatori che trascinano il gruppo alla vittoria e oggi i ragazzi ci hanno provato e ovviamente mi fa ancora male essere ultimi in classifica con tre punti e la prestazione oggi mi fa tornare ad Avezzano con un po' più di consapevolezza della forza dell'organico allestito in estate, però purtroppo la vittoria diventa un requisito essenziale. Mi auguro che la squadra in vista del derby con il Francavilla si trasformi ancora di più in senso positivo e arrivi a qualcosa di concreto, tanto che in settimana pagherò proprio come premio dell'ultimo posto, tra virgolette, anche gli stipendi. Come ha vissuto questi giorni sempre in bilico, col direttore sportivo esonerato, Giampaolo sempre va via, non va via, viene esonerato, non viene esonerato? Ma devo dire che la società in questo periodo qui è stata molto brava, molto professionale, perché ha dato fiducia sia a me, che è una cosa importante per quanto riguarda la fiducia e il sostegno che ti può dare la società, e anche la squadra. La squadra ha capito, ha capitalizzato e oggi ha dimostrato effettivamente di fare una partita con grande qualità. Un punto guadagnato, loro strameritavano di vincere a mio parere. Sono stati superiori per gran parte della partita, noi abbiamo fatto un buon primo tempo finché c'è stata comunque freschezza fisica, anche tecnicamente abbiamo fatto buone cose, sapevamo di dover fare questo tipo di partita, non pensavamo certamente che loro ci mettessero così in difficoltà. È una squadra, io penso che nessuno possa guardare la classifica, credo sia meglio guardare i giocatori che hanno a disposizione. Secondo me rifanno di nuovo un filotto come hanno fatto l'anno scorso. Sempre molto sportivo Senigalliesi, però ha ragione mister, abbiamo visto un Avezzano davvero, soprattutto nella parte finale, che la partita la poteva vincere in più di una circostanza, peraltro saranno i prossimi avversari del Francavilla domenica prossima. Avezzano è un'ottima squadra, ovviamente a livello di risultati sta avendo
qualche problema, però diciamo che è una squadra che è stata costruita per fare un campionato di vertice. È normale che adesso la classifica dice che la posizione è deficitaria, però ripeto, i giocatori ci sono, c'è un allenatore che lo scorso anno ha fatto un lavoro eccezionale e quindi ha detto bravo l'allenatore, ha detto una cosa giusta, l'allenatore della San Giustese ha detto non bisogna guardare la classifica, l'Avezzano è una squadra forte. Quindi in questo momento sono ultimi, però noi domenica andremo lì, sicuramente sarà una partita molto ma molto complicata, quindi dovremo fare una partita veramente importante per portare un risultato positivo a casa. Il tuo ex compagno di squadra Federico Giampaolo, secondo te questo inizio di stagione come lo sta vivendo? Ma io mi sento spesso con Federico quasi tutte le settimane, lo sento abbastanza tranquillo, anche perché dice che i ragazzi lo seguono, lavorano bene e diciamo è solo una questione di risultati. Oggi per me hanno fatto un ottimo punto, ne potevano fare tre e quindi vuol dire che la squadra sta crescendo. Vado da Andrea perché ha selezionato, oltre ad averci raccontato la partita, Andrea, hai selezionato alcuni episodi da sì. Moviola, da rivedere. Sì. Possiamo quali seguire sono? L'ordine con Maurizio. Allora, questo è un atterramento di Besana, hanno protestato tanto dalla panchina, si era sull'1-1, qui Sant'Agata sbaglia il controllo, arriva Besana e Sant'Agata cadendo travolge anche o comunque induce alla caduta Besana, proprio mentre Besana cercava di andare al tiro. Questo è un intervento che a mio avviso, visto anche l'errore di Sant'Agata, vista la posizione, visto che lì Besana poteva tranquillamente calciare in porta da così vicino, a mio avviso questa caduta ostacola in maniera fallosa l'intervento di Besana. Allarga il braccio destro. Mi senti Andrea? Forse no, non ti sente Andrea. Comunque stavi dicendo, Luca, tu invece la vedi in un altro modo. Credo che anche Besana col braccio abbia affossato Sant'Agata costringendolo a cadere a terra e fare automaticamente il fallo su. Però quel braccio largo di Sant'Agata, vabbè, quelli a protezione normale che un difensore debba farlo. Torniamo un po' indietro rispetto, perché così non, se no non capiamo tutta la dinamica. Ecco, ok, da qui possiamo andare avanti. Se vedi il braccio sinistro di Besana. No, però secondo me Sant'Agata sbaglia l'appoggio di sinistro. Si rende conto di aver sbagliato, che è troppo corta. E si mette tra la palla e l'avversario. Una caramella, esatto. Si mette tra la palla e l'avversario. Però il braccio sinistro, a mio giudizio, di Besana, difatti, se c'era, quando cade, come se si toccasse la testa. Mo' poi spero che sto immaginando qualcosa di diverso. Ok. Però credo che, cioè, se avesse dato il rigore a caldo, forse che nessuno si sarebbe lamentato. Ok. Mister, come l'ha visto? Ah, è un'azione che ci può anche stare, il rigore poteva anche dare, sinceramente. Andrea, altro episodio? Ok, vediamo il secondo episodio. Qui siamo sull'1-0, qui probabilmente esagera Alessandro e si becca un cartellino giallo e penso che ci possa stare. Alessandro, che oggi è stato devastante, ha giocato una grande partita, l'unica cosa, lui rischia di essere anche sin troppo fumoso, è vero che hanno vanificato anche alcuni suoi assist, però dovrebbe essere più incisivo perché tecnicamente è un giocatore devastante, va in dribbling con una grande facilità. Qui ad esempio si lascia cadere un po' troppo platealmente davanti all'arbitro che lo ammonisce. Non so come la vedete voi. Siete d'accordo? Ma qui non c'è nulla, sinceramente. Luca? Sì, va bene. Non c'è niente. Andrea, quando parlo di essere un po' fumosi, qui devi andare per fare male, non per cercare di prenderti il rigore in quel modo. Buon giocatore per e qui categoria. Vediamo la punizione che ha originato, qui ci sono davvero tanti dubbi, la punizione che ha originato il pareggio dell'Avezzano, perché qui Tizzi prende una botta in faccia e non riesco a capire se tocchi anche con la mano il pallone, è stato dato il fallo di mano. Però oltre ad aver preso una bella sberla in faccia, non so se abbia toccato anche con la mano. Di certo il movimento che fa con la mano messa davanti può trarre in inganno, se non l'ha toccata, il direttore di gara, che comunque è lì vicino. Guarda, il movimento che fa con la testa
all'indietro sembra che la prenda in faccia la palla, no, però... quello è sicuro, eh. Però non capisco se prenda anche un po' la mano e poi la faccia oppure no. A voi che la dite? Sentenza. Ah, io dico che perché sì, non riesco a capire sinceramente. La palla anche in faccia, penso che la mano non... Io non dico niente perché l'arbitro stava a 2 metri. Quindi avrà ciò visto. Che ha deciso l'arbitro e stando a 2 metri. Quindi. Perfetto. Andrea, in pochi secondi, perché poi dobbiamo far vedere Recanatese e Giulianova per tutti i tifosi giallorossi. Ancora stenta ad arrivare la vittoria, solo una contro il Castelfidardo per l'Avezzano, però oggi c'è veramente andato vicino, e contro che squadra? Sì, in effetti le parole di Senegallesi dicono tutto, aggiungo che è una delle squadre che gioca meglio da 2 anni a questa parte, la San Giustese, e il fatto che Senegallesi abbia parlato così non è appunto un caso, perché oggi l'Avezzano, specie nel secondo tempo, ha dominato la partita, si è rivista la squadra che palleggia nella metà campo degli avversari e non la fa vedere a una squadra che invece è abituata a non farla vedere agli altri. Poi che questo si sia tradotto in palle gol, sì, ma se ci avete fatto caso difficilmente l'Avezzano ha concluso a centro area, è successo con Dos Santos alla fine del primo tempo, è successo una volta anche nella ripresa, spesso conclusioni dalla distanza, però la San Giustese è stata messa totalmente nei suoi 25 metri e la forza difensiva della San Giustese è servita per limitare i danni e portare a casa un pareggio in una partita che altre squadre magari avrebbero perso. Però si rivede il gioco dello scorso anno, soprattutto nel secondo tempo di quest'oggi. È chiaro che però non basta, perché la classifica parla di ultimo posto, quindi possiamo dire che l'Avezzano è guarito. Io aspetterei, perché ad esempio con il Francavilla, se pronti via il Francavilla va in vantaggio, i giocatori dell'Avezzano poi si chiedono: ma come? A Monte San Giusto abbiamo giocato bene, non abbiamo vinto, ora partiamo e prendiamo gol. Cioè, è una squadra che sicuramente è molto fragile da un punto di vista emotivo, quindi ha bisogno non solo di giocare bene, ma ha bisogno anche del risultato. E il Francavilla è una brutta gatta da pelare in ottica Avezzano, perché al Villa manca ancora la vittoria esterna, va sul campo di quella che sulla carta è l'ultima della classe e va con tutte le convinzioni del caso di fare il risultato, e mentre l'Avezzano sa che questo risultato manca, quindi dal punto di vista psicologico non sarà facile per la squadra di Giampaolo, che però, ripetiamolo, oggi ha ritrovato il gioco. Bene così, Andrea, rapidissimamente, altrimenti come ha giocato Teramo davanti alla difesa e come è stato il 2001? Bene, ha giocato molto bene, è stato molto dinamico, molto nel vivo del gioco, si sta ricreando in un ruolo che non è propriamente suo. Penso che si sia trovato meglio oggi con Conti rispetto alla partita con la San Maurese, quando al suo fianco ha giocato Bianciardi, perché sono un duo che magari non ha grande fisicità, perché si perde la stazza di Bianciardi, però ha grande dinamismo e sono peraltro buoni palleggiatori, anche Deramo è uno che tratta molto bene il pallone, quindi con Pellecchia, con Alessandro, con Deramo, in parte con Conti, con Cerone, che oggi ha giocato una grandissima partita da uomo di raccordo tra centrocampo e attacco, è difficile sulla tre quarti di campo difensiva andare a prendere i palleggiatori del Giulianova, e Deramo è stato molto funzionale. E Sant'Agata, Andrea, in 10 secondi, perché dopo dobbiamo andare a Recanati. Sant'Agata non mi ha particolarmente colpito, anche se so che è attenzionato, perché un ragazzo, mi pare del 2001, sì, di cui si parla bene, è stato protagonista di quel quasi rigore che abbiamo fatto vedere, per il resto si è visto poco perché la San Giustese è stata molto costretta sulla difensiva. Perfetto, Recanatese Giulianova adesso, sconfitta per la formazione di Nico Stallone, vediamo il servizio di Luca Zarroni. I conti non tornano per il Real Giulianova. Nelle ultime 5 gare i giallorossi totalizzano appena 2 punti, uno score però che sembra fare a cazzotti con la prova di personalità di grande sostanza che gli uomini di Stallone offrono al Tubaldi di Recanati. Una prestazione quasi inappuntabile sul piano dell'atteggiamento, che però non porta in dote punti. L'autogol di De Fabritis all'alba della contesa condanna il Real ad una sconfitta che qualche recriminazione la genera. L'ambiziosa recanatese dell'ex Alessandrini invece costruisce attorno al vantaggio quasi fulmineo la sua contesa, ottenendo la terza vittoria di fila tra le mura amiche.
L'inizio del Giulianova è tutto in salita. Al nono i leopardiani confezionano il gol che poi sarà decisivo. Sul traversone di Sivilla dalla sinistra, De Fabritis, nel tentativo di spazzare, colpisce in maniera maldestra e spedisce nella propria porta. Il Giulianova, orfano della torre Tozzi Borsoi, alza da subito il baricentro della propria azione, andando a prendere alti gli avversari, che di contro attendono e provano poi a ripartire. La pressione adriatica è costante. Al quindicesimo ci sono proteste per un contatto in area con Di Paolo che finisce giù. L'arbitro però fa proseguire. Al ventinovesimo ci prova ancora Di Paolo con una rasoiata dal limite. Piangerelli si allunga e devia in angolo. Qualcosa il Giulianova nelle ripartenze deve pur concedere. Al trentatreesimo dà applausi la ripartenza della Recanatese. Olivieri, pera e rifinitura per Sivilla che finalizza di tacco. Sciba è decisivo nella respinta. Poco dopo il tiro cross di Del Grosso fa venire i brividi ai giocatori di casa. La palla infatti assume una strana traiettoria e si infrange sull'incrocio dei pali. La ripresa è in fotocopia. Il Giulianova tiene alta la linea di pressione e gioca costantemente nella metà campo avversaria. Episodio dubbio all'ottavo. Antonelli fa viaggiare per Torelli che salta il portiere avversario che lo stende. L'arbitro concede il rigore solare. Poi però torna sui suoi passi per la segnalazione di offside dello stesso fantasista ospite sanzionato dal primo assistente. La Recanatese, che gioca quasi tutta dietro la linea della palla, con tanta qualità in avanti si fa ogni tanto sentire. Al quindicesimo il destro dalla distanza di Marchetti viene neutralizzato in due tempi da Sciba. La sfida resta vivace sul piano del ritmo. Nel frattempo Stallone mette dentro anche Mangiacasale per dare maggiore nervo alla fase offensiva. Al ventisettesimo il Real sfiora il pareggio. Inserimento di Federico Del Grosso che rientra sul sinistro e mira l'angolo lontano. Palla sul palo. Stallone si gioca il tutto per tutto inserendo anche Pierabella e Confuschi in proiezione offensiva. Al 39esimo ancora palla gol per il Giulianova. Mangiacasali impegna Piangerelli, Torelli rimette nel mezzo ma Di Paolo calcia al lato. Prima della fine Pera sul fronte locale alla palla del raddoppio, ma il risultato non cambia. I leopardiani vedono le zone alte della classifica, mentre il Giulianova si tiene stretta la grossa prestazione ma consapevole che bisogna tornare in fretta a fare anche risultato. Stallone, l'autogol in apertura ha condizionato il risultato, non certo la prova del Giulianova, al quale probabilmente è mancato lo spunto per almeno riuscire a pareggiare questa sfida. Sì, diciamo che oggi abbiamo fatto un po' tutto noi, ripeto, al di là dei meriti di un grande avversario che non lo scopro io, che è forte, bisogna stare sempre attenti, può farti male in qualsiasi momento, ha giocatori fortissimi, importantissimi, ben allenato, però oggi credo che il Giulianova abbia fatto una grandissima prestazione alla quale è mancata solo veramente il gol, tra l'altro un palo, una traversa, un rigore non dato, l'arbitro l'ha dato e poi ci ha ripensato, una palla gol incredibile mangiata da Di Paolo davanti alla porta, un colpo di testa, un tiro da fuori sempre lo stesso Di Paolo, insomma abbiamo creato tanto, però voglio dire, la palla non è voluta entrare. Dall'altra parte il gol l'abbiamo fatto noi e quindi voglio dire, a parte due, un paio di contropiedi da parte della Recanatese, abbiamo giocato 80 minuti, voglio dire, nella loro tre quarti, con una grande intensità, una grande foga, permettetemi anche una buona organizzazione. Forse il primo tempo è stato un pochettino più basato su un rapporto, una partita un pochettino di tensione, però al secondo tempo abbiamo fatto secondo me anche delle azioni di qualità, io ho visto bei fraseggi, siamo arrivati sempre al cross negli ultimi 20 metri, la palla non è entrata. Però ci auguriamo che se il Giulianova continua a giocare così, risultati non li per forza, perché una squadra che gioca in questo modo, con questa intensità, con questa organizzazione, queste palle gol, con questa rabbia, con questa voglia, devono venire per forza, devono venire. Eh sì, dovranno venire i risultati, caro mister, perché insomma abbiamo visto il Giulianova anche oggi molto positivo, un po' sfortunato, e anche qualche decisione dubbia che tra un po' rivedremo. Giulianova è una buona squadra, noi l'abbiamo affrontata qualche settimana fa, ed è veramente una squadra difficile da giocarci contro. Oggi penso che abbia fatto un'ottima gara e meritava sicuramente di più. Purtroppo è stata sfortunata in qualche circostanza, un paio di pali, quindi il pareggio ci poteva stare. Luca, prima ti avevano chiesto, il Giulianova si può salvare, ma secondo me è una domanda che in questo momento non ci sta, nel senso, ma a parte prematura, secondo me non ci sta, perché è una squadra che anche quando perde dà sempre l'impressione di essere viva. Ma oggi, venendo i filmati, penso che Giulianova abbia fatto la partita. Sì, a prescindere Stallone ha detto abbiamo fatto tutto noi. Sì, sì, è vero, le occasioni nitide, poi è normale che con una formazione come la Recanatese, davanti
c'hai Borrelli mezza punta, poi giochi con Pera e Siviglia che appena toccano un pallone ti creano un pericolo, è normale che tutto può accadere. Però credo che la prestazione fatta oggi di Giulianova veramente dispiace non aver riportato punti a casa. Certo. Sta crescendo, come diceva giustamente in vista, una squadra forse non tanto bella e spettacolare sotto certi aspetti, però è cinica nelle occasioni. Oggi hanno fatto due pali, potenzialmente c'era un calcio di rigore, ma nel suo tempo credo che, io l'ho visto un paio di volte, è difficile giocarci contro, perché in effetti è una caratteristica molto importante, perché se altre squadre ci hanno annoverato nelle rose grandi giocatori e tu li metti nelle condizioni di con fatica di segnare, tipo col Materica 92esimo, quindi da dare atto alla mentalità in cui sono entrati in questo campionato. Vediamo gli episodi. Uno l'avete appena rivisto, contatto in area nel primo tempo tra Di Paolo e, se non erro, il numero 2 Dodi, l'under della Recanatese. Rimessa laterale, il pallone che arriva proprio a Di Paolo, spalle alla porta. Ci sono delle proteste, ma la trattenuta secondo voi c'è? La maglia non si vede, non si allunga. Non si allunga, quindi non lo so. Sinceramente da qui non è che si vede. Secondo me a Di Paolo manca l'appoggio perché il difensore fa un passo indietro e lui si era appoggiato sul corpo del difensore e perde l'equilibrio. Però questo è meno clamoroso dell'altro episodio, quello che ha fatto arrabbiare tantissimo il Giulianova. Siamo nel secondo tempo, punteggio ovviamente 1-0 per la Recanatese. C'è un calcio di rigore fischiato dall'arbitro per questo fallo in uscita, fallo nettissimo commesso dal portiere della Recanatese Piaggerelli su Torelli. L'arbitro, come vedete, Andrea Bordin di Bassano, dà il calcio di rigore. Ma torniamo indietro. Perché non valutiamo l'episodio del calcio di rigore che è nettissimo, ma quando poco prima Antonelli fa partire il pallone in verticale, dobbiamo andare ancora indietro, ancora, ecco qua, perché viene fischiata a posizione di fuorigioco in partenza a Torelli. Fermato qui non è fuorigioco, cioè non si vede. Allora dobbiamo andare però per correttezza un frame avanti. Quando il pallone... un frame dietro, qui. Questo è il momento. Sì, ma non si vede l'altro centrale, magari che può tenere in gioco, secondo me, può essere anche buona come... Secondo me stanno in linea, se vedo la scarpetta bianca, la scarpetta... stanno quasi in linea. Sì, ma poi c'è l'altro centrale che magari... Però quell'altro stava troppo lento. Se da quella distanza, continuando il filmato, arriva pure dopo, figuriamoci, o un lentone, se no veramente... Andrea, come la vedi? A me sembra che sia leggermente avanti. Qualcosina, proprio roba di centimetri a livello dei roba millimetri. Di centimetri. Ecco qua. Ma però sì, voglio dire, allora, dal primo centrale, la disquisizione non è se è rigore o no. È stato poi fischiato in un secondo momento, è stato ravvisato il fuorigioco. Sì. A giudicare da questo frame è una decisione che ci può stare, per quanto sia una decisione davvero in bilico, però a me sembra leggermente avanti. Rispetto a questo centrale, rispetto all'altro non lo vediamo. Non lo vediamo. Non si vede. Non lo vediamo. Ma da vedere pure se il guardalino ha sbandierato tempestivamente. Certo. L'arbitro ha dato un calcio, il guardalino ha sbandierato tempestivamente, però l'arbitro se ne è accorto dopo aver dato il calcio di rigore. Ma del Pietro non ne parlate, ne parliamo subito, però ci dobbiamo fermare per la pubblicità, per l'ultima volta. Poi Campobasso Pineto. Eccoci rientrati, ultima parte, dobbiamo correre come al solito, colpa del conduttore come sempre. Andiamo a Campobasso, andiamo a Selvapiana, vittoria più netta dopo il Francavilla della giornata. La ottiene il Pineto, 0-3 sul campo del Campobasso, il servizio di Gianni Bruno. Tonfo interno del Campobasso contro il Pineto che batte i rossoblu 3-0. Gol realizzati entro i primi 38 minuti di gioco del primo tempo. Tripletta del centrocampista originario di San Donà di Piave, Jacopo Fortunato. La netta sconfitta aggrava la crisi di risultati dei rossoblu sul banco degli imputati. Tra le altre colpe, probabilmente la guida tecnica di Mandragora, ma anche il gruppo di giocatori, alcuni dei quali apparsi privi di mordente. Si gioca di fronte a circa 400 spettatori.
arbitra Robilotta di Sala Consilina. Due occasioni nel volgere di poco, la prima con Allocca che va alla conclusione con il sinistro e al quinto quando la palla viene intercettata sulla linea di porta da Tommasini che consegna un corner ai Lupi. Dalla bandierina da Dalt per la buona girata ancora di Improta che trova però l'esterno rete. All'undicesimo in verticale da Danucci, sempre in Improta che gira non troppo pulito, blocca Fargione. Il Pineto si scuote intorno al ventesimo, prima con il tiro di Campolone deviato in angolo da Allocca e poi con il conseguente corner da cui nasce il gol abruzzese. Si tuffa Fortunato che viene dalle retrovie e trova il bersaglio grosso, ospite in vantaggio nel primo vero affondo, ma il campo basso non vuole starci. Al ventunesimo cross di Cogliati, testa di prepotenza di Merio con gran risposta di Fargione in angolo. La reazione campobassana c'è, ma deve misurarsi pure con la bravura dell'uno ospite al 26esimo, abile a murare un tiro forte di Tommasini. Il campobasso non smette di attaccare. Al 29esimo dal fondo crossa Cogliati, la palla è spazzata dagli azzurri, arriva Merio che calcia alto da 16 metri, pungenti gli ospiti, anche se al 32esimo di fatto l'assist man diventa Sposito che serve Tommasini, questi apre un corridoio a Ciarcelluti bloccato solo dall'impatto con il legno. È solo il preludio al gol del raddoppio che arriva al 34esimo con Fortunato che porta palla per più di 20 metri, conclude e segna 2-0 per il Pineto. Il campo basso sparisce dal campo e le cose peggiorano. Al 37esimo Allocca, a terra Campolone ed è un calcio di rigore che appare fuori discussione. Dal dischetto si corona il più bello dei sogni per Fortunato che mette a segno una tripletta in 38 minuti di gioco. Selvapiana inizia a fischiare, disappunto espresso anche al rientro in campo per l'intervallo. Mandragora effettua due cambi dall'inizio del secondo tempo, in campo Spinelli e Giacobbe al posto di Palmieri e Tommasini. Dopo due minuti calcia da fermo da Dalt, torre di Di Pierri, sotto rete arriva Merio che calcia fuori, ma era anche in fuorigioco. Un minuto dopo Selvapiana chiede il calcio di rigore, testa di Dadalt e deviazione in corner di Massa, vogliono il braccio e rossoblu, ma Robilotta non ravvede irregolarità. Il campobasso ha poca confidenza con il gol, la riprova al quinto, calcio di Dadalt, arriva Cogliati che manda in curva un buon pallone, Mandragora fa entrare anche Diop al posto di Danucci, mentre al 17esimo carica il destro ancora Fortunato, stavolta senza cogliere la porta. Il campobasso è totalmente fuori dalla gara, mentre il Pineto di Amaolo gioca sul velluto. Nei rossoblu fuori Dadalt, dentro Morra, al momento dell'uscita scambio di battute fra il giocatore argentino e qualcuno della tribuna, mentre al 33esimo Ciarcelluti se ne va indisturbato verso la porta ma incontra la parata a terra di Sposito. Impassibili in panchina Mandragora e Minadeo mentre dalla curva intonano il coro "Se volete giochiamo noi". Al 39esimo il tiro di Giacobbe fa davvero il solletico al portiere ospite, ultimo cambio ininfluente del tecnico di casa, dentro Antonelli, fuori Merio, è il neo entrato che calcia con il sinistro al 43esimo, respinta di Fargione. I giocatori rossoblu danno l'impressione di essere in campo solo per onore di firma, non succede davvero nulla. Al triplice fischio la Nord intona cori di disapprovazione verso la squadra che abbozza un timido saluto. La classifica precipita e la squadra dà pochissimi segnali di vita. A fine partita la società indice il silenzio stampa. Merito al Pineto di Amaolo che vince in maniera ineccepibile e stacca in classifica proprio i rossoblu. Bisogna doverosamente partire dai complimenti a questo ragazzo che si chiama Jacopo Fortunato, centrocampista del Pineto che ha segnato una tripletta a Selvapiana dopo 38 minuti. Che sensazione hai provato? No, è sempre bello far gol, più che gol, però oggi per noi era importante vincere, venire in un campo difficile come quello di Campobasso, sapendo che trovavamo di fronte una squadra ostica e siamo riusciti a chiuderla già al primo tempo, e per questo, per noi questo risultato è vitale, importantissimo, e poi ecco, sono arrivati anche questi tre gol, sono molto contento. Tre gol. E dunque si porta il pallone a casa Jacopo Fortunato, Pineto bene mister, ma Campobasso in clamorosa difficoltà. Sì, ma Campobasso però non è mai facile giocarci, insomma noi ci siamo andati alla terza giornata e abbiamo incontrato delle difficoltà, infatti abbiamo perso. E Pineto secondo me è un'ottima squadra, è una squadra con dei giocatori importanti che penso anche quest'anno farà delle cose importanti, perché ha una società solida, ha dei giocatori forti e quindi penso che riuscirà ad ottenere grandi risultati
da qui alla fine. Luca, sul Pineto è una squadra che ha ritrovato una vittoria che mancava da tanto tempo, difesa che funziona peraltro, lo aggiungono. La settimana scorsa appena dicevo che la difesa era sotto processo, perché ha preso quei gol con gli come cambiano i giudizi. Purtroppo il calcio è questo, sicuramente per il come è stata impostata la squadra con i giocatori importanti e la classifica non dimostrava quelle che era la settimana scorsa. Penso che adesso sta ancora un pochino dietro, ma credo per la qualità che c'era i giocatori dei vari Esposito, Pepe, Pomando, cioè, e credo che possa tranquillamente risalire la china. Noi glielo auguriamo ovviamente alla squadra di Amaolo. Chiudiamo il grande Paolo, un saluto dai pinetesi, ti salutano. Grazie mille, grazie. Chiudiamo il giro dei campi, andiamo al Lancellotta di Isernia, sconfitta per la Vastese 1-0 contro l'Isernia, vediamo. Dopo le due sconfitte consecutive, l'Isernia di Mister Silva rialza la testa. A farne le spese è una Vastese che non impensierisce molto i pentri, ma cerca di essere pericolosa fino alla fine. Giù la testa a costruire gioco e nei primi minuti i biancocelesti sono già pericolosi. Al nono minuto è Fazio a provarci, ma la sua conclusione è messa in angolo da Selva. Sugli sviluppi dello stesso riceve Barretta ed ecco servito l'1-0 dei locali. Di lì a poco il marcatore della gara dovrà lasciare il terreno di gioco per un infortunio. Ora il compito dell'Isernia è mantenere il risultato con una Vastese che costruisce ma sbaglia sotto rete, come al 22esimo con Stivaletta che manda di poco al lato e al 39esimo dove dall'angolo battuto da Fiore ci prova in rovesciata del Duxa ma la palla è fuori. Al 45esimo ancora Fiore si posiziona e va al tiro che termina sulla traversa. Sul vantaggio di casa si guadagnano gli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Il ritmo di gioco è da subito molto intenso. Al quarto minuto Fazio serve Cristiano che però ci abbatta fuori da buona posizione. Di lì a poco è Di Matteo a trovare la conclusione che è deviata in angolo. Vediamo la Vastese al nono minuto con Palestrini che trova lo spazio per il tiro. Ci prova dalla distanza ma la sfera è alta. Subito dopo è la volta di Leonetti su assist di D'Alessandro, ma ancora nulla di fatto. Al 25esimo buona occasione, Leonetti di testa, respinta di Landi, si avventa a Sciba, ma Di Leonardo salva. Al 32esimo Sciba arriva alla conclusione, ma Landi si rifugia in angolo. E poi la volta di Leonetti, ma l'uno di casa blocca. Siamo al 41esimo. Selva respinge la conclusione di Fazio dalla distanza. Douglas appoggia per Vitale che trova ancora una respinta. Al 42esimo di nuovo Vitale che va a servire Romano che colpisce male e manda alto. Termina così l'incontro. L'Isernia tiene duro e porta a casa i tre punti meritati. Passo indietro per la Vastese, Andrea. Dopo il cambio tecnico che c'è stato anche qui, con Fabio Montani al posto di Ottavio Palladino, una vittoria che faceva ben sperare a Iesi, poi un pareggio seppur con la Recanatese e adesso una sconfitta. Beh, è la testimonianza che comunque il lavoro da fare è tanto, Fabio Montani è il primo a saperlo. È chiaro che la vittoria sulla Jesina è stata corroborante per la classifica, per il morale, poi è arrivato il pareggio con la Recanatese, che è comunque un buon pareggio perché la Recanatese è una squadra forte. Oggi è arrivata una sconfitta contro un Isernia che però dopo due sconfitte di fila aveva voglia di riscattarsi. La Vastese poteva anche pareggiarla perché le occasioni avute, poteva finire anche 2-0, ma la sostanza è che la Vastese è con il nuovo allenatore una sorta di cantiere aperto. A mio avviso si lavorerà in questo mese e mezzo per definire le gerarchie, per arrivare a dicembre, fare delle partenze, fare dei nuovi arrivi e risistemare una squadra che evidentemente è stata costruita con qualche squilibrio di troppo. Quindi queste settimane saranno fondamentali per questo aspetto e penso che sia il caso, a dispetto delle attese che c'erano a inizio stagione, di mettere da parte i sogni di gloria, di essere molto più concreti e pragmatici. La stagione è nata male, bisogna rimetterla a posto, quindi meglio togliersi dalla testa le aspettative che c'erano a inizio stagione. Sarà un'annata
speriamo non di sofferenza, ma comunque almeno di transizione per limitare i danni e magari ricostruire in vista della prossima stagione. Io all'inizio volevo chiedere, perché loro l'hanno affrontato qualche settimana fa, la Vastese, proprio a Vasto, mister, e avete ripreso una partita che sembrava anche in quel caso persa, e invece a un certo punto la Vastese è crollata. Non c'era ancora stato il cambio tecnico, ma è una squadra che ha dei problemi. Ha dei problemi secondo me dietro, però poi davanti a giocatori importanti. Diciamo che a Vasto abbiamo fatto un po' tutto noi. Nel primo tempo abbiamo preso un gol su una situazione di palla inattiva, nel secondo tempo abbiamo un'altra palla inattiva, un calcio di rigore. E poi si vedeva che era una squadra spaventata, perché poi nel momento in cui abbiamo iniziato a giocare si sono messi lì a difendere e hanno fatto tanta fatica nel secondo tempo. Però ripeto, è una squadra che sta avendo dei problemi dietro, che però penso che possa risalire la china, perché davanti ha veramente 4-5 giocatori di categoria molto importanti. Luca, come ha detto Andrea, io la faccio un po' più cruda, sarà un po' un campionato lacrime e sangue, nel senso che bisognerà lottare per uscirne. Il problema, io non me ne vogliono che ha lavorato a Vasto i predecessori e cose varie, perché secondo me è stata una squadra costruita male, poco equilibrio, come dicevo giustamente in vista, non puoi giocare sempre con 3-4 under dietro, il portiere, Tiersini, il difensore, e avendo grande qualità davanti con i vari Ridolfi, Fiore, Napolano, Giampaolo, lo stesso Leonetti e Sciba, ma dopo chi corre? Che recupera, quando perdi palla come la vai a impostare? Io non sono un allenatore, ci mancherebbe altro, però giustamente secondo me bisogna creare degli equilibri. Questo mese e mezzo, come si è detto prima, è giusto che si facciano le giuste valutazioni. Nello stesso tempo un campionato con meno sofferenza, uscire indenni, tanto credo che la portata del campionato, mi auguro che qualche abruzzese si faccia più coraggioso e andare avanti, ma credo che sia di appannaggio del Cesena e del Materica. Quindi bisogna ricucire, stringere i borsoni e fare un anno di transizione e programmare una bella, ripeto, senza dispiacere per nessuno, come la Vezzano e cosa, però purtroppo il calcio è questo. Certo. Vediamo il prossimo turno, siamo davvero in chiusura, ho fatto tardi e me ne scuso, in primis con gli ospiti, poi con la regia, ma purtroppo il conduttore è quello che è. Tra poco vediamo anche una foto. Avezzano Francavilla al Dei Marsi, decima giornata. Ovviamente sarà un derby che seguiremo con particolare attenzione. Castelfidardo Forlì, Cesena Recanatese, Giulianova Sant'Arcangelo, Monte Giorgio Jesina, Agnonese San Giustese, Pineto Isernia, Notaresco Campobasso, San Maurese Matelica, Vastese Savignanese. Vediamo una foto proprio in chiusura, e Andrea ci spiega che cos'è. Caro Andrea? Una foto di un raggruppamento fatto questa mattina al Tiki Taka di Francavilla con le giovanili del Francavilla Calcio, in particolare i primi calci, con anche le giovanili del Miglianico e del River. Insomma, noi facciamo vedere tanto le prime squadre, giustamente, però dietro le prime squadre c'è un movimento, e a Francavilla in particolare si fa un ottimo lavoro, e quindi questa mattina c'è stato questo raggruppamento alle ore 10 per la felicità anche del presidente Candeloro, che molto tiene anche al settore giovanile. E mister, perché il settore giovanile è la base? Sono molto d'accordo, sì, stiamo lavorando bene anche per quanto riguarda il settore giovanile, si sta facendo bene in tutte le categorie, dalle allievi, juniores, insomma, quindi si sta costruendo qualcosa di importante, e questo penso che faccia anche, come ha detto Costantini, molto piacere al presidente Candeloro. In bocca al lupo, mister, per il proseguo della stagione. Grazie per l'invito. Grazie a Paolo Arachini per essere stato con noi. Ovviamente grazie all'ufficio stampa e alla società Francavilla Calcio, nella persona dell'addetto stampa Valerio De Carlo, che questa sera non è venuto, non aveva un impegno, ma che saluto molto caramente. Grazie a Luca Di Pasquale. Ciao Luca. Grazie a voi, è sempre un piacere, saluto tutti gli amici. Assolutamente sì. Grazie a Maurizio Da Qui in regia, grazie a Loris Bennato alle camere, grazie ad Andrea Costantini in redazione. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ritroverete Andrea martedì sera 20:30 Cosenza Pescara, che inizia alle 21. Noi iniziamo prima, ovviamente, con i collegamenti dall'esterno dello stadio di Cosenza.
Grazie a tutta la squadra di TV6, grazie a voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo con l'Abruzzo del pallone domenica prossima, 19:30, TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.